un partner molto importante, non è superfluo che lo sottolinei, quindi è una delle nostre punte di diamante, come dire. Sono anche molto interessato a quello che ho sentito stamattina, cioè magari se ci dici qualcosa come informazione organizzativa, se lo ritieni naturalmente, saremo anche interessati come master a possibili sviluppi legati a questo, se ho ben capito, laboratorio che state costruendo insieme alla Normale sulla democrazia, vedere se c'è la possibilità di sviluppare qualche filone di ricerca o di riflessione almeno insieme. Ecco, questo ci interesserebbe molto. Allora, io do la parola al professor Emanuele Rossi, che di nuovo ringrazio. Partecipazione, beni pubblici, servizi collettivi. Grazie professor Morisi, buongiorno a tutti. Questo mio intervento doveva essere a due voci, insieme a quello del professor Carrozza, che non è potuto essere presente quest'oggi, ma che insomma, cercherò di non di sostituire, perché ovviamente lui è insostituibile, io comunque non sono un valido sostitutore, però diciamo i suoi argomenti cercherò di riprenderli anche nel corso del mio intervento. Il tema di cui ci dobbiamo occupare ha riguardato un ambito di intervento, dei master, un modulo articolato in due parti. Una prima parte dedicata al sistema sanitario e sociosanitario e quindi la partecipazione nell'ambito di questo sistema, e in secondo luogo invece più rivolto ai servizi pubblici cosiddetti tradizionali, insomma, e quindi i servizi gas, luce, infrastrutture e così via. E abbiamo cercato appunto di considerare insomma il perché e il come della partecipazione in questi ambiti. Io qui vorrei limitarmi in pochi minuti a indicare alcuni temi, e in particolare per quanto riguarda il sistema sanitario sociale, sociosanitario, ora cercherò poi di spiegare un po' meglio come uso questi termini, vorrei limitarmi a proporvi in modo appunto sintetico il perché la partecipazione in un sistema come questo. E vorrei rispondere a questa domanda con sei risposte, con sei punti che cercano un po' di dare un quadro appunto del perché la partecipazione in questo sistema. Allora, intanto una osservazione abbastanza scontata forse, ma non meno evidente, e cioè che nel corso di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, il concetto di salute è venuto ampliandosi, è venuto arricchendosi, fino ad abbracciare un ambito di dimensioni della vita della persona di cui oggi sono incerti i confini. Perché se fino a qualche anno fa, quando si parlava di salute, sostanzialmente si faceva riferimento alla sanità, per cui si mettevano in correlazione gli interventi che riguardavano, per così dire, il benessere fisico, la corporeità, la cura del corpo con ciò che è sanità e ciò che è salute, sappiamo che questo è poi stato nettamente superato dai tempi. I determinanti di salute noi sappiamo bene che non sono certamente soltanto la sanità, ma che riguardano il benessere complessivamente inteso e che quindi riguardano dal lavoro all'abitazione, alla cultura, all'ambiente, al territorio e quant'altro. Allora, per questo, tant'è vero che poi c'è stato anche un cambiamento nominativo, no? Non c'è più il Ministero della Sanità, ma c'è il Ministero della Salute, non ci sono più gli assessori alla sanità, ma spesso ci sono gli assessori alla salute, senza che peraltro questo abbia comportato ancora quel
insomma, quella riallocazione di competenze, no? Perché se davvero la salute è il benessere della persona, allora non è più un assessorato, un ministero che si occupa degli ospedali o delle case di cura o di quant'altro, ma dovrebbe in qualche modo abbracciare tutto. Però certamente c'è questo primo elemento che risponde appunto alla domanda perché partecipare, perché il concetto di salute si è evoluto, si è ampliato, si è allargato, e questo allargamento richiede, presuppone un coinvolgimento di tanti soggetti nuovi. Gli attori diventano tanti, non sono più soltanto i professionisti della sanità. Ma ora non posso soffermarmi troppo perché sennò poi non rispondo al resto. Secondo dimensione strettamente collegata a questo è l'affermarsi dell'esigenza dell'integrazione tra sanità e quella che tradizionalmente viene chiamata assistenza sociale. Anche qui, se fino a qualche anno fa erano abbastanza definiti i confini che separavano l'uno dall'altro, oggi questo è sempre meno possibile, sia perché ci si rende conto che molti interventi sanitari richiedono a loro volta interventi di assistenza sociale, sia perché il contrario, molti interventi sociali hanno anche un elemento di sanità, di cura, diciamo, del trattamento fisico, e quindi che questo comporta un'integrazione dei soggetti, un'integrazione delle professionalità e delle competenze, un'integrazione dei soggetti istituzionali e un'integrazione delle politiche. Non si può più fare una politica sanitaria come si faceva ancora 10 anni fa, con il piano regionale sanitario a fronte e separatamente il piano regionale sociale. Oggi non si fa più, la Regione Toscana ha detto che farà, per ora non l'ha ancora fatto, a un po' di anni dalle elezioni, ma dovrebbe fare un piano integrato sociosanitario, proprio perché appunto non è più possibile questa distinzione. E questo, naturalmente, anche questo è un motivo che spinge verso un coinvolgimento a livello partecipativo. Ma c'è un ulteriore elemento che vorrei sottolineare, anche sul piano, per così dire, individuale. Mi sentirei di dire, la salute è diventata un concetto partecipativo. Noi non l'abbiamo ancora metabolizzato, io credo, quella grande rivoluzione che è la disciplina, la regolamentazione del consenso informato. Il consenso informato è una cosa in base alla quale non è il medico che interviene sul paziente sulla base della sua conoscenza o di ciò che ritiene utile e necessario fare, ma è il medico che dice al paziente: tu sei in questa condizione, io farei questo, questo ha questo tipo di conseguenze, positive e negative, tu lo vuoi, sei d'accordo, lo accetti, ti va bene? Perché se mi dici di no, anche se questo può pregiudicare la tua vita, io non lo posso più fare. Anche se questo può pregiudicare la tua vita. Se te rifiuti un trattamento che io ti dico, guarda, è l'unico trattamento possibile perché tu ti salvi, e tu mi dici io non lo voglio, io, medico, non lo posso fare. Questo, cioè, diceva Morisi all'inizio, insomma, che dalla elaborazione teorica e poi all'applicazione amministrativa sulla partecipazione nel percorso lontano, anche sul consenso informato. Tutto questo come poi si traduce nei rapporti medico-paziente quotidiano, direi che questo non. Però questo io lo uso come riferimento culturale, insomma, questo concetto, questa concezione della salute, no? Anche della salute intesa nel senso più ristretto del termine, ma come intervento di tipo partecipativo. No? Recenti leggi parlano di questa espressione, l'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Che di potere coalizionale. Ah, esatto. Ecco. Ora, qui non possiamo approfondire, ma capite, insomma, l'importanza della rivoluzione del concetto. Allora, io naturalmente so che il rapporto medico-paziente non è partecipazione, però
vorrei sottolinearvi come questa evoluzione del concetto dell'intervento medico-terapeutico spinge in una direzione di, come si dice, di condivisione, no? Di collaborazione partecipativa. Più su un piano invece generale, un quarto elemento è il tema della programmazione. La programmazione è diventato un modo di agire fondamentale nell'ambito dei sistemi, almeno di quelli sanitari e quelli sociosanitari. E non solo, ma insomma, io ora mi occupo di questo. E in questo senso direi che l'evoluzione del sistema ha fatto sì che i soggetti cosiddetti del terzo settore, sul quale bisognerebbe aprire a sua volta una parentesi, cosa sono, quali sono, come si individuano, insomma, però diamo per scontati che vi sono i soggetti del terzo settore e che tutti più o meno sappiamo a cosa ci riferiamo. Ecco, questi soggetti del terzo settore vengono riconosciuti come coloro che hanno una capacità progettuale e una capacità di realizzazione dei servizi. Per questo vengono sempre più fortemente coinvolti nei processi di tipo redazionale degli interventi di programmazione. Ancora, sempre i soggetti del terzo settore vengono riconosciuti, accreditati come soggetti di partecipazione perché contribuiscono anche a una partecipazione di tipo economica alla erogazione dei servizi. Questo pone naturalmente un problema in termini di partecipazione, perché nel terzo settore, come è noto, ci sono soggetti che partecipano all'erogazione di servizi e soggetti che non vi partecipano. Ma poi vi sono dei soggetti che partecipano alla elaborazione della programmazione, all'individuazione delle linee programmatiche. E allora è corretto che i soggetti che poi partecipano all'erogazione dei servizi, diciamo, sono soggetti, diciamo, economicamente attivi, per così dire, siano anche coinvolti nella fase programmatoria? Oppure bisognerebbe tenere distinti i due piani ad evitare possibili conflitti o suggestioni, per così dire, no? O possibili difficoltà? Comunque, certamente il fatto che vi sia anche sempre di più, no? Che si vada verso un sistema misto, welfare mix, integrazione pubblico-privato, eccetera, eccetera, fa sì che i soggetti che vengono coinvolti nella fase dell'erogazione dei servizi vengano sempre di più anche coinvolti in una fase di programmazione a monte. E infine l'ultima risposta che io darei alla perché partecipare nel sistema sanitario e sociosanitario è perché la qualità della partecipazione è direttamente proporzionale alla qualità della programmazione. Io ho ascoltato con grande interesse e piacere, insomma, quello che ci ha detto prima il professor Magnaghi, quando giustamente ha detto, beh sì, la qualità della partecipazione migliora la qualità del prodotto a condizione che il prodotto che si cerca sia quello più rispondente ai bisogni effettivi del territorio, insomma, di chi lo abita. Direi che questo vale anche qui, però con forse un elemento di differenziazione, è che qui la partecipazione alla programmazione, nella programmazione forse, ma pongo il dubbio, forse si è tutti più buoni, per così dire, cioè forse nella programmazione si cerca davvero tutti di più l'interesse generale, insomma la soluzione che risponda di più al bene comune. Più difficile poi sulle scelte operative, no? Se questo è vero, ecco, nell'ambito della programmazione sociosanitaria, ecco, davvero la qualità della partecipazione è direttamente proporzionale alla qualità della programmazione, alla qualità del risultato, insomma alla qualità della programmazione. Due parole dico anche con riguardo all'altro tipo di servizi che abbiamo considerato, cioè la partecipazione nella gestione dei servizi pubblici. Ecco, di fronte a questi noi abbiamo assistito anche qui nel corso degli anni a una forte evoluzione. Intanto
con la necessità di distinguere quelle che sono le regole di fondo in tema di partecipazione ai procedimenti individuali, e cioè i problemi cosiddetti di adjudication, quanto invece ai procedimenti generali di regolazione, il rulemaking. In questo caso, in due situazioni, naturalmente è diverso il ruolo del coinvolgimento dei destinatari delle politiche pubbliche nell'ambito appunto di questo tipo di procedimenti. Ciò è particolarmente evidente appunto in ordine ai servizi pubblici, alla materia dei servizi pubblici, dove il tema della partecipazione assume un valore fondamentale dal momento che si nota in questo un po' quelle che sono le nuove frontiere della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici. L'evoluzione che abbiamo riscontrato e che si riscontra sul piano delle tecniche di regolazione, almeno di coinvolgimento dei regolati, almeno di questo livello di, diciamo, soggetti partecipanti, di coloro che vengono regolati nei procedimenti di regolazione, fa sì che la materia dei servizi pubblici costituisca una sorta di vero e proprio laboratorio di sperimentazione, di emersione, insomma, di nuove forme di acquisizione della voce dei destinatari nei procedimenti che li riguardano. E, ad esempio, un primo passaggio a cui abbiamo assistito è quello da forme di contraddittorio esclusivamente scritto, di tipo cartaceo o documentale, secondo quanto previsto già dalla legge 241, verso forme invece di contraddittorio orale, di cui costituiscono espressione ad esempio le istruttorie pubbliche, le inchieste pubbliche, i tavoli tematici, i gruppi di lavoro, i gruppi di studio e così via. Che cosa emerge da questo? Ne deriva la configurazione di un dialogo tra le amministrazioni e i soggetti regolati che consente di apprezzare il passaggio da una partecipazione di tipo esclusivamente difensivo, fondata quindi su una logica di avversario, insomma, no? Ad una invece a un nuovo modello di partecipazione di tipo collaborativo, ispirato appunto ad una logica cooperative, fondata quindi su un'interazione comunicativa finalizzata alla produzione di regole qualitativamente migliori e sicuramente più adeguate rispetto alla realtà da regolare. Un altro tema assai delicato in questo contesto è dato dai tempi della partecipazione. Da questo punto di vista, l'indagine sui processi partecipativi che caratterizzano la materia dei servizi di pubblica utilità, ma probabilmente analogo considerazione si potrebbe fare su altri settori, ad esempio l'ambiente, però dimostrano come la partecipazione sia stata concepita e realizzata non soltanto, per così dire, in un momento a valle, ma spostata sempre di più verso il monte, secondo la terminologia sessantottina. Così, nell'ottica della continuità e centralità del momento partecipativo, il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale è stato realizzato fin dall'inizio. Si parla in questi termini di una partecipazione precoce, quando tutte le operazioni regolative sono ancora aperte sul tappeto e l'amministrazione non ha ancora individuato la soluzione o una bozza di atto sul quale avviare poi la successiva consultazione. Ecco, naturalmente questa è una partecipazione più effettiva e determinante, in quanto capace, idonea a incidere sul contenuto della decisione. Quindi una partecipazione che non si limita ad esplicare i suoi effetti in un solo momento decisionale, quindi nel momento istruttorio, ma penetra e innerva di sé tutte le fasi del processo decisionale, da quella dell'iniziativa, quella preparatoria, fino a quella strettamente decisoria. Ecco, mi pare che questo sia un passaggio assai rilevante, di cui la legislazione più recente comincia a farsi carico e che ha consentito poi di essere sperimentato da coloro che hanno partecipato al Master nella ricerca appunto di soluzioni e di applicazioni concrete. Grazie. Grazie molto.